qui con Elia, che mi ha invitato in questo ristorante di pesce qui a Porto San Giorgio, vicino Torre di Palme. È una cosa incredibile, un profumo mi viene, mi mette fame, già il profumo. È buono qua, eh. Dopo, alla fine, dopo della mangiata, saluteremo a tutti. Grazie. Guarda qui che bel riso di pesce che mangiamo, grazie a Elia e questo ristorante. Cleopatra. Come si chiama il ristorante? Il ristorante Cleopatra. Ah, ho capito. Quindi babbo ha letto prima, bene, io non ho letto l'insegna. Dai, non vedo l'ora da mangiare. È buono, è buono. Oh, Elia, c'ha i gusti buoni un bel po', mi piace pure a me questi gusti qui. Pensa che il pesce io non ce faccio poco, eppure qui cucina ne bene un bel po'. Non ho mai assaggiato un riso cuci buono. E nammise. Non te ne immagini, per sentire bisogna che ci vieni chi a mangiare. Questo è buonissimo. Guarda qui che bontà. Come si chiama? Questo è Alici scottadito. E na miseria. Guarda un po', aperitivo di pesce. Pranzo di pesce. Guarda qui, quante pietanze, diversi. Cena di pesce. Menù alla carta. Già a vedere se raffigurazione mi viene un'altra volta fame, oh, di quanto abbiamo mangiato bene. Sì, vero, sì, Elia? Sì, sì. Sono proprio contento, ti ringrazio tanto. Bene. Si mangia benissimo, c'hai i gusti buoni. Grazie a voi, per se aveva apprezzato, insomma. Sì, mio padre ha visto come ha apprezzato. Sì, sì, ho visto. Poi se apprezza mio padre è assicurato la bontà, del, sì, sì, è buono, è buono. Delle pietanze. Buono, perché se non buono. È buono lo dice direttamente, che babbo lo dice chiaro e tondo. Sì, sì, tanto no, comunque è buono quando volete ripassare. Sì, adesso riprendo di fronte in modo che lo vedono tutti, se vuole ne venire a mangiare. Sì, sì. Che gli conviene. Pure il gelato alle creme, coppa grande, sorbetto, coppa piccola. E na miseria, guarda un po' il faro qui, dei pescatori. Qui c'è le pietanze, quelle che mi ho ripreso là. E l'entrata, eccola qui. Questa qui. Cleopatra. Cucina tradizionale, giardino interno, pesce fresco in esposizione. E praticamente il maestro de karate cucina. Sì, sì. È lui. Sì, sì. Vedi qua, i leoni di mare. Una miseo. Oh, è bravo. Comunque è bravo un bel po', è il maestro a cucinare. Sì, sì, c'è tutto. Mare, alici, insomma, tutti tipologie di pesce. Poi pescato direttamente fresco. Sì. Non c'è cosa più bella del pesce fresco. A mangiarlo fresco, voglio dire, perché sì, sì, quello invece congelato, surgelato, quello non è che fa tanto bene. Guarda che roba. Merluzzi. È proprio bravo, veramente. Non mi credevo da mangiare così bene oggi. Il faro azzurro anni 60. Sì, sì. Proprio un bel locale. Chissà a sponsorizzarlo con Risparmio Virtuoso, così famo risparmiare il 35% in meno. No, ma vediamo. Comunque te do il brochure lì dentro la macchina. L'importante è che avete apprezzato qualche cosa. Tantissimo, tantissimo. Dai, sono contento almeno. Grazie Elia. Lì c'è le boe, la rete. Aspetta, ecco, eccolo babbo. A posto. Andiamo via, alla prossima, dai. Ci sarà un continuo, dai, per venire qui. Ci ha piaciuto. Il cuoco di questo ristorante è nato a Porto San Giorgio nel 1967. Oggi ci riporta nel piatto la storia marinara della sua città. Le ricette sono state a lui tramandate dai marinai, che gli forniscono il pesce, e questi sono gli stessi amici con i quali giocava da bambino. Di conseguenza il pesce che vi serviamo non è surgelato, è proveniente da ogni parte del mondo, ma pescato fresco nel mare qui di fronte a voi. Solo in caso di esaurimento scorte potremo fare uso di surgelati di qualità. Questa non è una fiaba, è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra arte. Questa è la verità. A posto. Grazie ancora Elia. Prego. E alla presenza di mio padre qui a fianco. Fine.